collegamento telefonico abbiamo Domenico Gattuso del Movimento 10 Idee per la Calabria. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno Domenico, voglio ricordare, tu sei il presidente di questo movimento che sta facendo discutere positivamente di sé, anche perché è arrivato in un momento particolare, in questo ingarbugliato momento preelettorale per la Calabria. Voi avete fatto alcune proposte. Prima di tutto partiamo proprio da Pippo Callipo. Per voi è quasi il vostro candidato di superamento. Sì, diciamo che Pippo Callipo rappresenta in qualche modo una figura di spicco, una personalità di alto profilo, che ha una storia, una credibilità positiva, e che noi abbiamo proposto anche nel ruolo di appunto candidato di una coalizione di più soggetti, compreso anche il Movimento 5 Stelle, il PD. Vorrei ricordare che Pippo Callipo è uno dei 97 firmatari del nostro appello, quindi ha aderito in pieno quando l'abbiamo presentato il 25 aprile 2019, lo abbiamo fatto pubblicamente, ad un appello che abbiamo rivolto ai cittadini calabresi, quello del rinnovamento della regione e di una classe dirigente. Ecco, non c'è solo questo appello, non c'è solo il nome di Pippo Callipo, ma ci sono anche tante altre proposte, di qui il nome anche del vostro movimento. 10 punti, 10 idee. Infatti, noi siamo nati con la velleità di dar vita a qualcosa di nuovo, un soggetto politico innovativo, con l'obiettivo prioritario di rinnovare la classe dirigente. Riteniamo che il ceto politico che imperversa ormai da troppi anni abbia fatto il suo tempo, debba lasciare spazio a una vera e propria classe dirigente. Quindi l'appello va in questa direzione, si richiama ad alcuni principi di fondo, che sono principi positivi, costruttivi, primo fra tutti il rispetto della Costituzione repubblicana, che tende a chiedere alle persone per bene, alle persone che hanno competenza, che hanno una storia, che hanno una credibilità, di metterci la faccia, di non fare un passo indietro come al solito dicendo con questa politica non voglio averci a che fare, viene il mal di pancia, sono tutti uguali. Al contrario, mettiamoci in gioco, proviamo a costruire qualche cosa, pensando soprattutto a uno spirito di servizio, di missione, e pensando al futuro dei nostri ragazzi. Anche su questa base si è lavorato parecchio nell'ultimo anno all'elaborazione delle idee. Sono idee che spesso sono progetti, non sono semplici idee generiche, non sono un potpourri. Basta andare sul sito web del movimento, che si chiama appunto 10idee.it, 10 in numero, e si potranno scoprire testi, documenti, pillole di programma, come le abbiamo chiamate, perché cerchiamo di essere sintetici, certo. E si tratta di programmi che non ha nessuno, quindi credo che sia un elemento di base sul quale vogliamo confrontarci. Stiamo provando ad alzare l'asticella della qualità della politica anche. Beh, e quindi chiediamo anche agli altri soggetti di confrontarsi su questi livelli, non su chiacchiere da bar. Ce n'è sicuramente bisogno di alzare l'asticella, e come hai ben ricordato, il disfattismo va messo da parte ormai. Sì, infatti, comunque noi ci stiamo ponendo, in questi giorni abbiamo fatto un comunicato stampa, in un'ottica propositiva. Uno degli obiettivi fondamentali del movimento è anche quello di combattere il fascioleghismo. Non vogliamo consegnare la regione a un ceto politico vetusto, tantomeno alla destra di chiaro stampo leghista, o comunque una destra che è vetero perché propone sempre i soliti personaggi discutibilissimi. E lo facciamo cercando di creare un'intesa con altre forze come il Movimento 5 Stelle e anche il PD, ma ci sono delle condizioni. Ecco, noi non diciamo semplicemente aggreghiamo le forze, diciamo noi siamo una forza emergente, presenteremo una lista nel caso si creino queste condizioni e faremo una battaglia a favore della nostra lista, pur tenendo presente appunto lo spirito di coalizione. La coalizione sarà possibile purché uno si trovi un accordo su un programma comune, perché il programma deve essere condiviso, e noi poniamo dei paletti molto importanti su questo.
pensiamo alla sanità, all'occupazione, al fatto di chiedere al governo nazionale un'attenzione specifica per la Calabria, pensiamo al fatto di dover assicurare alle future generazioni un'opportunità che oggi non si intravede. La seconda condizione è che i partiti, e in particolare il PD, facciano, come dire, un passo avanti notevole, nel senso di rinunciare a candidare all'Assemblea regionale persone che hanno avuto responsabilità di governo o di tipo istituzionale in passato, e quindi devono lasciare, diciamo, la nomenclatura del passato deve lasciare lo spazio a una nuova classe dirigente, selezionata in base a meriti, in base a competenze, in base a qualità. E la terza condizione chiaramente che poniamo è che a rappresentare la coalizione sia come presidente, candidato presidente, Pippo Callico, l'imprenditore Pippo Callico, che per noi è una persona di garanzia oltre che di saggezza, di qualità, di capacità, diciamo, anche amministrative di governo. Ecco, Domenico, si parla di programmi stratosferici, ma io continuo sempre a ripetere attraverso i microfoni della nostra radio che la Calabria è carente delle cose, delle piccole cose e delle cose base soprattutto. Parliamo delle strade, parliamo delle fognature, parliamo dei depuratori, della sanità. Quindi, insomma, di tutto ciò che rende una regione appartenente ad un paese civile, che tale si possa definire. Allora, noi siamo consapevoli di questo, e infatti nel nostro programma non si trovano opere faraoniche, opere che costano soldi a palate, si trovano opere di buon senso, interventi e misure sui servizi, a cominciare per esempio dalla sanità, a cominciare dalla scuola, dalla sistemazione idrogeologica del territorio, dai servizi di trasporto ferroviari, pubblici, nelle città, dagli asili, dai diritti alla salute, dai diritti, diciamo, alla vita di qualità. E per fare questo però occorrono delle risorse. Le risorse si possono da un lato trovare con una forte rivendicazione rispetto allo Stato centrale, perché lo Stato centrale ha privilegiato per decenni il Nord Italia. Noi rivendichiamo un meridionalismo concreto, un meridionalismo fatto di fatti. Per esempio quella percentuale di cui si è discusso nel recente passato del 34% delle risorse destinate al Sud doveva diventare legge e non lo è diventato. Noi siamo meridionalisti convinti, riteniamo che il Sud e la Calabria in particolare abbiano diritto alle proprie risorse che attualmente non riescono ad ottenere. Il secondo aspetto è quello di spendere meglio i fondi esistenti, perché se noi facciamo danni continui e sprechiamo soldi, come per esempio per la mobilità sanitaria, prendiamo una caterva di quattrini perché la gente deve andare a curarsi fuori, noi facciamo un doppio danno. Noi dobbiamo migliorare le nostre strutture ospedaliere e sanitarie in modo che evitiamo anche queste emorragie. Un altro aspetto, per esempio, la ricerca, la formazione, le opportunità lavorative per i giovani è fondamentale, perché anche qui non possiamo permetterci un'emorragia di cervelli, di braccia, di calabresi che vanno a lavorare altrove offrendo intelligenze che abbiamo formato in Calabria. Noi vogliamo che non solo i nostri giovani non partano più, ma che addirittura possano tornare i giovani che sono partiti, magari lavorando nella ricerca, nella tecnologia, nei settori di innovazione che oggi ci sono, perché la Calabria, forse non tutti lo sanno, ha un'infrastruttura a rete, in particolare nel campo dell'information technology, che è primaria rispetto ad altre regioni. Esatto. Quindi le idee ce le abbiamo, sono anche chiare, sappiamo dove intervenire, dirò di più, abbiamo uomini e donne con competenze acclarate, perché hanno una storia, sono persone che hanno lavorato, amministrato, gestito imprese, quindi noi sapremmo dove mettere le mani. E tra l'altro, inciso, una delle cose che vorremmo fare è anche una riforma dell'assetto amministrativo, diciamo, regionale, perché si finisca l'epoca del governatore padrone, si finisca l'epoca del consiglio regionale di persone che non contano niente e che sono opache, si rimettano in gioco delle regole di partecipazione e si faccia in modo che i territori contino, ma contino realmente, e siano sotto l'attenzione della politica con la P maiuscola.
Ecco Domenico, in ultimo, all'interno del centro-sinistro, di questa vasta area anche che coinvolge il Movimento 10 Idee per la Calabria, e sappiamo che c'è lo scontro continuo tra Oliverio e il PD e il Movimento 5 Stelle che insomma si trova ora ostacolato, il Movimento 5 Stelle anche dalla base in questo possibile accordo, e poi c'è per esempio l'incognita Tansi. Come leggi tutto questo? Allora, personalmente credo che la battaglia di Tanzi sia una battaglia di scarso valore, ma non per lui, per carità, ma perché dietro lui non vedo nessuno, i contenuti sono piuttosto modesti e soprattutto c'è una soglia dell'8% che è elevatissima da superare andando da soli, per cui non credo che sia una scelta politica saggia. Mi auguro che Tanzi, per esempio, riveda la sua posizione e possa aggregarsi a questa coalizione ampia, così come vorrei immaginare che siano delle forze di sinistra che non vadano disperse ma si aggregano attorno a questo progetto. Noi parliamo di liste civiche, non c'è solo la nostra, sì. Non aspiriamo ad essere soli come rappresentanti del mondo civico. Ben vengano altre componenti se vogliono partecipare alle condizioni di cui ho parlato prima. Quanto al PD, il PD ormai rischia molto perché, dato che si sta scomponendo in varie frange, potrebbe accadere l'irreparabile. Se il PD va da solo, potrebbe accadere anche che non raggiunga la soglia dell'8%. Non è una cosa, come dire, impossibile da immaginare. Quindi ha tutto l'interesse a, uno, rinnovarsi, a proiettare in avanti le forze migliori, a fare quello che chiediamo noi in sostanza, a lavorare in coalizione, lasciando da parte i vecchi schemi. Oliverio ormai, credo che la partita sia determinata, se vuole andare da solo, vada da solo, sarà semplicemente deleterio per la popolazione calabrese, perché le opportunità, le probabilità di successo sono irrilevanti in solitario, e secondo me sarebbe un grave errore. Sarebbe molto più generoso da parte del governatore attuale farsi da parte e far sì che maturino le condizioni per un'ampia coalizione progressista. Quanto al Movimento 5 Stelle, io credo che non ci sia omogeneità neppure nella base. Ci sono molte persone, perché io ne frequento tante, che sono favorevoli all'iniziativa che stiamo proponendo, perché sono antifasciste, perché sono antileghiste, perché capiscono che questa è l'unica strada seria, abbordabile, percorribile per dare alla Calabria un futuro. Altrimenti il rischio è la consegna alla vecchia destra di un territorio che non può permettersi di arretrare. E per inciso, se non si va in questa direzione, il rischio è anche la morte del Movimento 5 Stelle. Rischiano di tornare sotto la soglia dell'8% e di scomparire per sempre la scena politica. Rammento a tutti, i radioascoltatori, che purtroppo il Movimento 5 Stelle non è fatto soltanto dai parlamentari, è fatto da una base molto articolata. In questa base molto articolata ci sono dei bisogni, delle esigenze che erano forti attese espresse nelle politiche e che non si stanno traducendo in risultati concreti per la Calabria. Quindi questa scelta per la regione diventa estremamente importante se si vuole fare uno scatto in avanti, se si vuole rappresentare quel sussulto di dignità che la collettività chiede. Chi ha votato 5 Stelle, e c'era anche molto elettorato che votava a sinistra o che non votava, chiedeva al Movimento 5 Stelle una forma di progresso, una forma di avanzamento, di sviluppo. Noi rappresentiamo questa opportunità, la rappresentiamo per inciso con la nostra lista civica, la rappresentiamo con i nostri programmi, la rappresentiamo con personalità di spicco come Pippo Callipo. Chiaramente non c'è solo Pippo Callipo, ci sono decine di persone di alto profilo che militano nel nostro movimento. Noi vogliamo mettere in gioco queste forze, vorremmo che anche il PD e i 5 Stelle e le altre liste civiche facciano un passo in questa direzione, ovvero mettano i migliori in gioco, candidino nelle liste persone di grande prestigio, di qualità, perché non ci basta spingersi a vincere contro la destra, a frenare l'avanzata dei leghisti. Noi vogliamo governare
con serietà e governare in pace, e non soprattutto certo per fare carriera, perché vogliamo il bene della Calabria. Noi dopo 5 anni di governo speriamo di avere una nuova classe dirigente, fatta in particolare da giovani, che possa proseguire la nostra opera, l'opera che vogliamo iniziare.